Napoli è una città che ha 18.000 euro pro capite di reddito annuo. Se ci si mettesse anche il lavoro nero, arriveremmo a superare i 20.000 euro. Praga è una città che ha 8.000 euro pro capite di reddito annuo, per ciascun abitante. Se paragoniamo le due città, vediamo l'una, Napoli, disordinata, con l'immondizia ancora per strada, con una incapacità di organizzare gli ospedali, le scuole, la vita civile. Se vediamo invece Praga, è una città ordinata, pulita, con tutte le strutture funzionanti e con i servizi che rendono molto più felici gli abitanti. Dunque, il problema di Napoli non è economico. Il problema di Napoli non è neppure storico. È vero che ci sono stati i piemontesi, è vero che prima dei piemontesi ci sono stati i fenici, i punici, e poi gli aragonesi, e poi gli austriaci, e poi gli spagnoli, ma ormai sono passati più di 200 anni. Quello che è Napoli è ciò che noi napoletani facciamo, ciò che noi napoletani non facciamo. Il problema è dunque antropologico, è un problema di cultura ideale perché manca l'orgoglio di essere civili, di cultura materiale perché il nostro patrimonio artistico è allo sfascio, di cultura sociale perché la nostra convivenza è una convivenza da belve e non da esseri umani. È tutto perduto? Assolutamente no. Le città decadono, ma poi si riprendono e poi decadono ancora. Hanno dei corsi e dei ricorsi storici che il nostro concittadino Giambattista Vico ha meravigliosamente delineato. Questo significa che dopo il decorso c'è di nuovo un corso, aiutato anche dalle nuove tecnologie. Importante è avere un progetto per il nostro futuro e questo progetto perseguirlo con grande onestà, con persone che siano contemporaneamente delle persone probe e nello stesso tempo delle persone intelligenti. Una quindicina d'anni fa fui invitato a far parte di un gruppo che avrebbe dovuto creare a Singapore una città virtuale in cui milioni di cittadini sparsi in tutto il mondo avrebbero potuto però far parte della comunità appunto di questa città che nel frattempo ha avuto un grande sviluppo, mentre noi purtroppo a Napoli abbiamo avuto una regressione. Quindi credo che questa occasione, creare una città virtuale di cittadini che sparsi in tutto il mondo possano dare il loro contributo di idee e di entusiasmo, potrà veramente darci una sferzata e riuscire a risalire dal sottosviluppo nel quale purtroppo siamo caduti.